Questo pomeriggio, nella sala consiliare del Casinò, si è tenuto l'incontro periodico tra le giunte di Arco e di Riva del Garda. Da circa 2 anni, infatti, sindaci e assessori delle due città si incontrano per affrontare assieme tematiche che possono avere un interesse di ambito, piuttosto che della singola amministrazione. Sentiamo l'intervista raccolta al termine della conferenza. Sicuramente è importante che due comuni come il comune di Arco e il comune di Riva del Garda dialoghino e tengano aperto un canale su quello che è questa comunità dell'Alto Garda e l'Edro, ci metto dentro, però insomma l'Edro ha un sistema, un'orografia sua. Arco e Riva devono, indipendentemente da tensioni che possono esserci e altre cose che purtroppo a volte magari sfociano anche in questioni personali, e questa la politica non dovrebbe mai essere, ma siamo uomini, donne, siamo persone e quindi talvolta insomma ci caschiamo dentro, però è fondamentale che questi due comuni dialoghino. Oggi c'erano presenti tutte e due le giunte e i funzionari che fanno andare avanti la macchina amministrativa. I temi trattati sono stati numerosi, sono stati una decina. Siamo partiti dal collegamento Loppio Garda e quindi cercando di capire come amministrazioni possiamo essere incisive, la tematica della sanità, dell'ospedale, e su queste due tematiche abbiamo condiviso un intervento mio del sindaco Mosander congiunto in comunità di valle con delle indicazioni precise e puntuali su quello che è il tema dell'Loppio Garda, che la comunità di valle faccia partire il più presto il gruppo di lavoro in cui siano inseriti i nostri funzionari comunali / parte politica, quindi ci sia un coinvolgimento delle amministrazioni e che questo gruppo di lavoro parta, quindi lavori e faccia quello che è da pressing, visto che prima vi era una task force che è stata presidiata insomma molto bene dall'ingegnere Andrea Bernardis e che ha dato dei risultati. Oggi siamo arrivati a un punto fermo dopo aver cambiato radicalmente la soluzione. Quindi questo è un punto di dire comunità di valle, muoviamoci. Il secondo punto sull'ospedale, sulla sanità, abbiamo anche qui declinato quelle che sono le priorità, un documento che ci piacerebbe condividere con gli altri colleghi sindaci da inviare chiaramente all'assessor Zeni, mettendo al centro quello che è la conferenza dei sindaci, ma in termini di gruppo della salute, quindi insomma su questo richiamare l'assessore, declinando l'importanza dell'ospedale di Arco, della sua parte che riguarda il pronto soccorso che deve essere molto funzionale e che riesca a dare le risposte a quello che è questo territorio. Abbiamo parlato anche di tutta la parte diagnostica di base, la classica, quindi il prelievo del sangue, tutta una serie di esami di laboratorio congiunto a quello che è la parte di ambulatoriale, delle visite specialistiche, insomma che rimanga questo presidio. E aggiunto a questo un'eccellenza che oggi è rappresentata dalle PMA, procreazione medicalmente assistita, che riteniamo che debba in questo ospedale rimanere punto di riferimento. Collegato a questo chiaramente ha un senso anche il punto nascite, non lo mettiamo come prerogativa ma lo mettiamo come spunto all'assessore di ragionare sul punto nascite, perché da quanto insomma un po' abbiamo raccolto sembra che la rete trentina non riesca a rispondere a tutte le esigenze. Quindi un punto nascite attivo legato a una PMA che è un'eccellenza, la PMA a livello trentino, potrebbe avere un senso, avrebbe un senso anche in termini strutturali e funzionali dell'intero ospedale di Arco. Quindi questa è la questione ospedale di Arco, a cui abbiamo aggiunto due questioni, che è uno, quello che è il comparto sanitario, che è una sinergia pubblico-privato, che è la riabilitazione / lungo degenti, che è in questa comunità ha una sua spina dorsale e che noi riteniamo che congiuntamente all'ospedale che abbiamo e a queste strutture sanitarie che sono una sinergia pubblico-privato possa essere veramente qualcosa che completa questo sistema e lo rende valido. E quindi nel documento vorremmo inserire anche questo, che la provincia continui a tenere un occhio e veda questo come un unicum. L'ultimo punto inserito è stato quello di fare delle considerazioni su una tematica che molto spesso è un po' dimenticata, che è quella, tra virgolette, al di là degli acuti e quant'altro, dell'invecchiamento, dell'anzianità. Quindi questo tema ci troveremo insomma come futuro, di cominciare con la provincia a fare dei ragionamenti che guardino avanti. Ecco, su questi due macro temi, viabilità e ospedali, quindi sanità, abbiamo concentrato una buona parte dei lavori. Poi siamo entrati in questioni più puntuali con ciclabili, gestel, tutte questioni molto più tecniche. Abbiamo parlato anche di acquedotto intercomunale,
male, cioè, abbiamo fatto una carrellata di questi argomenti, dandoci già i prossimi argomenti appuntamento nel mese di maggio. Questo, insomma, volendo essere anche un po' sintetico nelle cose esposte.